Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato per conto di IG. Oggi vedremo, come la scorsa volta, del trading live, se il mercato ce lo permetterà, sul DAX o sull'S&P 500, ovviamente a seconda di quello che uscirà, sul mercato. Quindi vediamo un attimo che cosa accadrà. Cercheremo ovviamente di far trading e per correlazione di riuscire a entrare come la scorsa volta su un bel segnale che ci ha pagato subito. Ovviamente il mercato è sempre differente, quindi staremo a vedere. Adesso sono le 15:28, vediamo un attimo che succederà allo scocco del 15:30. Questo è sopra l'S&P 500 e questo è il DAX tedesco. Premetto che quello che andiamo a dire oggi verrà registrato, quindi sta già in registrazione, quindi poi verrà distribuito attraverso il sito e promosso attraverso il sito di IG nella parte ovviamente didattica di Arduino Schenato sugli webinar on demand. Poi al massimo a fine webinar vediamo un attimo, vi faccio vedere un attimo dove è, se nel caso appunto aveste dei dubbi dove trovare la sezione. Intanto saluto Manuel, Giancamillo e tutti i partecipanti che vedo essere abbastanza numerosi anche oggi, mi fa piacere. Quindi stiamo a vedere un po' che cosa accadrà alle 15:30. Che cosa andrò a fare? Io di base, come avete visto l'altra volta, se non l'avete visto potete andare tranquillamente sempre in questa sezione nell'ultimo webinar, andrò a cercare di capire qual è il mercato più debole o più forte in correlazione e cercherò di tradare ovviamente quello che short ovviamente più debole o quello che long mi pare il più forte. Quindi questo insomma. Penso che tutti vediate il video e vediate e sentiate la mia voce. Mi confermate per favore, perché c'è Paolo che non vede il video, ma non so se sia un problema suo. Io penso di sì. No, tutto ok. Quindi Paolo probabilmente è un problema tuo. Quindi così. Non è un nostro problema. Bene, 15:30. 15:30 parte, vedete subito la vola sulla liquidità sull'S&P 500. Vedremo un po' le prime battute. Al momento l'S&P 500 è più forte e il DAX è leggermente più debole. In apertura è il contrario, in preapertura, cioè da circa un quarto d'ora che sto seguendo i due indici, i due panieri, e ho notato appunto come il DAX era più forte. Adesso stiamo a vedere perché l'S&P 500 sembra partito molto bene col primo minuto, però direi di aspettare almeno i primi 2, 3, 4, 5 minuti anche prima di prendere posizione sul mercato. E ovviamente qui, se la forza dell'S&P 500 fosse più interessante di quella del DAX e ci offrisse ovviamente un segnale operativo tipico del mio piano, quindi una price action abbastanza forte di long, cercherò di comprare l'S&P e non il DAX. Come contratti sono con un contratto standard sul DAX e 25 mini sull'S&P 500, perché insomma così diciamo, ho notato essere, per quanto mi riguarda, abbastanza buono come proporzione. Stiamo a vedere, al momento vedete non c'è nulla da fare e quindi al momento non si fa nulla. Ripeto, cercheremo debolezza sul DAX a questo punto, ma neanche tanto, perché il DAX vedete che ha voglia anche lui di partire sopra la media e tra l'altro sul grafico giornaliero ha fatto rottura del minimo di ieri e poi è ripartito. Quindi questo potrebbe essere anche un segnale long, questa cosa. Bene, comunque vedete anche l'S&P 500 che al momento sembra voler spingere al rialzo, al punto che in uno dei due, ma probabilmente più l'S&P, vorrei fare l'entrata. Ovviamente devo avere però un segnale, quindi un breve ritracciamento. Andiamo a vedere proprio l'S&P, devo avere almeno un mini, un qualcosa che mi indichi di entrare, quindi io preferirei un breve ritracciamento, un segnale insomma di entrata. Anche qui è operatività molto, molto veloce in apertura, sui primi scambi, e quindi un'operatività quasi di scalping, come avete visto l'altra volta.
Vito mi dice che non sente nulla, no, non è normale, quindi tutti sentiamo, tutti vediamo. A questo punto attendiamo ovviamente, quindi vedete che l'S&P 500 è andato a riprendere i 2076, potrebbe anche andare prima verso il 2077, prima di un ritraccio, e se dovesse essere molto forte il ritracciamento, quindi più che un ritracciamento uno short, a quel punto allora cercheremo sul DAX un'operazione short, perché abbiamo visto che il DAX nell'apertura è stato più debole dell'S&P. Questo è quello che noi andiamo a fare, di base, spiegato in poche parole e quindi senza troppi contorni. Poi vediamo se c'è qualche segnale, vi spiego il motivo per cui sono entrato. Quindi al momento non c'è ancora nulla che mi indichi l'entrata, voglio aspettare, adesso siamo partiti 1, 2, 3, sono il quarto minuto al momento che si sta formando, quindi al momento non mi dice ancora nulla qui, ancora niente, nessuna price action che mi indichi un long, anche se l'idea è quella di cercare il long, quindi è un po' questo. Anche i 10.850 sul grafico del DAX sono interessanti, su breakout. Vedete come questa zona diventa zona molto interessante, nonché livello chiave da questa mattina, che aveva già dato un po' di spinta sopra, ma non c'è riuscito a tenerlo. Andiamo a vedere, bisogna essere molto veloci con questa operatività. Quindi comprare, cercherò qui di comprare l'S&P proprio perché è più forte, al momento sembra più forte. Mancano 21 secondi, ecco una cosa bella della piattaforma Pro Real Time è che avete la possibilità di vedere il countdown con chiusura della prossima barra, quindi interessante. Ecco. Se dovesse chiudere così, tenterei un'entrata. Un'entrata che può avere questa tipologia di setup. Ah, non mi ha preso. Quindi entro diretto a mercato se il mercato me lo permette. Niente. Vediamo se mi ritraccia un pelino. E se mi ritraccia un pelino, entrerò long su questo livello. Purtroppo non mi ha eseguito l'ordine in tempo, peccato. Questa era bella, poi ve la spiego bene. Se mi ritraccio un pelo, qui si potrebbe fare una bella entrata, long, con stop a 2074,4. Eccolo qua, forse mi esegue. Sì, mi ha eseguito, quindi seguiamo l'operazione che è stata fatta proprio perché abbiamo detto che c'era più forza sull'indice S&P piuttosto che l'indice DAX, e quindi era meglio ovviamente comprare, se dobbiamo comprare l'indice DAX, scusate l'indice S&P e non il DAX. Abbiamo avuto 2 punti di stop esatti sull'indice, quindi pochissimo, per farvi vedere un po' l'operatività. Quindi abbiamo 25 euro, questo qui è il guadagno, perché prima avevo fatto una prova, una cosina, quindi non guardate qui, questo è il guadagno dell'operazione. E abbiamo 2 punti di target, quindi rischio di rendimento di 1 a 1 al momento. Il motivo che sono entrato è che subito dopo il primo minuto abbiamo praticamente un setup molto interessante che è questo. Vedete come il mercato ha spinto sopra la media mobile, ha fatto una candela Pinocchio, come chiamo io, quindi una candela che ha poco corpo e molto naso, molto spike, e poi ha fatto una chiusura, la candela successiva, con il massimo che chiude sopra, scusate, la chiusura che chiude sopra il massimo della candela Pinocchio. Quindi al momento era interessante, quindi andava fatta. Stiamo a vedere se ci vuole pagare o meno. Abbiamo 2 punti di stop e 2 punti di target, quindi proprio delle operazioni molto molto piccole. Intanto andiamo a vedere il DAX che anche lui è un po' più debole, ma ha preso proprio gli 8,50 se non sbaglio. Ah yes, questo era bello da vendere il DAX.
L'axe è bello da vendere in questo caso, qua sotto. Ormai abbiamo l'operazione long sull'S&P, quindi lasciamo al momento l'S&P 500, vedere che cosa ci vuole dare nelle prossimi secondi, minuti. Ci vuole pagare 2 punti o far perdere 2 punti. Poi vi spiego anche il setup, così lo capite bene. Vedete che comunque sia gli obiettivi che lo stop sono molto molto piccoli, quindi io adesso vi ho fatto vedere con un'operatività veramente piccola, con un euro appunto molto molto piccolo, poi ovviamente uno può anche decidere di andare un po' più pesante nel caso in cui ovviamente abbia più propensione al rischio o meno. Qui abbiamo il DAX e l'S&P, vediamo se ci vuole pagare. Mi sposto se riesco lo stop a break even. Eccolo qua, spostato lo stop a break even, vediamo se ci paga questi 2 punti di S&P. Ci ha sfiorato il target. Mi vede e quindi fa fatica. Poi adesso vi spiego l'entrata, sì, ho visto già le domande, era per vedere se ce la faceva chiudere con un profittino o meno. Comunque siamo a BE, quindi al momento direi che non possiamo perdere più. Vediamo se ci paga, se ha voglia di rompere. Vediamo il DAX come è messo. Il DAX fa fatica. Fatica, molta fatica, quindi prendiamo il DAX e a seconda di quello che farà questa candela lo vendiamo lì sotto, eh? Vendiamo sotto il DAX che mi è stato eseguito al momento, quindi abbiamo una vendita sul DAX per un segnale che adesso vi spiego, metto subito lo stop. E l'S&P 500 che fa un po' fatica al momento, vedete, io tengo comunque il target, al massimo andiamo a break even, qui comunque il DAX sta pagando qualche cosa e il limite lo mettiamo su questo minimo a 18,29, quindi circa anche qui un 1 a 1, vediamo se abbiamo 14 punti di stop sul DAX, ovviamente i punti sono calcolati in maniera diversa, altrimenti non sarebbero 2 punti qui sull'S&P. Questo punto, siamo andati a break even più qualcosa sull'S&P, andiamo a vedere il DAX se ci vuole pagare, al momento potremmo anche qui spostarci a break even sul DAX, stiamo guadagnando 7 punti. Vediamo se ci paga questi 10 punti circa. E poi vi spiego i due setup così che non ci sbagliamo, eh? E avete chiara l'apertura come è stata eseguita, anche perché ormai sono le 15:41, quindi alle 15:45 ormai, 15:50 per me l'apertura è già andata. Eccolo qua, bene, ci ha pagato benissimo, quindi abbiamo praticamente fatto 2 operazioni, vedete, in correlazione, una sull'S&P 500 che è andata a break even, quindi abbiamo preso probabilmente 2 euro, perché, no, forse 10 euro, perché avevo circa un meno 30-32 prima, perché ho fatto 2-3 prove, siamo andati a meno 20, quindi avevo fatto praticamente forse un mezzo punto, un quarto di punto, insomma, comunque è andata a break even, ecco, però. Perché? Allora, spieghiamo bene, visto che mi avete fatto la domanda ed è giusto, visto che siamo qui, che dovete appunto per trasmettervi appunto la strategia e voi cercate di imparare. Allora, che cosa è successo? Allora, mi sono visto come in apertura, quindi dalle 15:30, abbiamo avuto un forte movimento dell'indice S&P 500, quindi
l'americano benchmark per eccellenza, che ha spinto sopra la media mobile in chiusura e ha iniziato a fare, quindi a dare un segno di forza molto molto intenso. Cosa che invece il DAX, avete visto, non riusciva a fare, ed è quello che io all'inizio subito vi ho detto. Quindi che cosa succede? Succede che mi sono trovato con una situazione di price action abbastanza semplice da identificare, ovvero forte tendenza long, una candela che è una Pinocchio, quindi proprio come viene insegnata il pin bar, quindi forte candela con un piccolo naso, e poi una forte candela rialzista che spinge, quindi che ha un corpo molto molto esteso, che ha una chiusura molto alta rispetto al massimo precedente, quindi ci sta indicando una forza di setup. Quindi il setup è, in poche parole, vediamo se trovo un modo per farvi vedere. Allora, aspettate un attimo che vi faccio vedere bene che cosa intendo. Eccolo qua, questo qui. Quindi non si entra long sopra il massimo di questa, ma si aspetta la chiusura sopra, e quindi dopo qua vuol dire che questo pattern fatto di due candele ha una certa forza, è un pattern anche abbastanza conosciuto, spesso utilizzato contro trend, sia long che short. Io preferisco utilizzarli in trend, perché ovviamente così dalla mia parte ho il trend. Cosa è successo? Quindi cosa faccio? Metto un ordine long sopra il massimo, solitamente faccio un qualcosa per cui non lo metto subito sotto questo minimo, lo stop, ma lo vado, probabilmente era circa qui lo stop, insomma era di due punti esatti lo stop, quindi 2076-2074 era circa, guardate, lo stop era qui praticamente, no? E quindi vado a ricercare sempre un obiettivo esattamente di 1 a 1. Cosa che ci ha sfiorato, se ci pensate, ci ha sfiorato per mezzo punto, se no prendevamo il long di qua e lo short sul DAX. Nel momento in cui, ovviamente, solitamente aspetto 3, massimo 4 candele per spostare a break even. In questo caso vedete la prima, la seconda, la terza, alla quarta, vedete, quindi qua non potevo spostarmi da troppo vicino, alla quarta la chiusura della candela quarta era una bella chiusura quasi a target, e quindi mi permette di andare a break even. Perché? Perché sarebbe stupido arrivare quasi a target e poi andare a perdita, quindi mi sono spostato a break even e ovviamente qui ho preso il break even. Questo è il setup utilizzato per fare ovviamente trading sulla correlazione subito iniziale. Nel momento in cui io ero a break even posso provare a rischiare dall'altra parte, perché tanto comunque ho un trade che abbia, quindi avendo appunto questa situazione non vado a impormi sul mercato con nuovo rischio e quindi beccare magari una mazzata da una parte e dall'altra, perché comunque può succedere che arrivi qualche stop, ovviamente io l'ho inserito perché i mercati, come voi sapete, sono sempre imprevedibili. Cosa è successo? Nel momento in cui io vi avevo segnato, vi ricordate, questo massimo come un massimo molto importante, e si era formata questa Pinocchio, sempre a candela Pinocchio. Non ho venduto subito sotto, ho aspettato, infatti il mercato è salito e poi ha fatto boom alla terza candela, sempre quella chiusura molto molto forte che è sotto il minimo della candela Pinocchio. Eccolo qua. Quindi in questo caso il pattern si è formato in quattro candele, ma realmente mi interessa poco, mi interessa di queste, mi interessa che poi dopo tre candele il mercato ha fatto la stessa identica cosa che ha fatto prima, con una forte propensione quindi a un ribasso, no? E quindi praticamente mi sono trovato con anche qui con un setup che è questo, e quindi quando ho visto così io ovviamente sono andato a vendere sotto questo minimo con stop sopra questo massimo, e in questo caso il target l'avevo messo direttamente qui su questi minimi, proprio perché sapete che poi potevo mettermi anche direttamente 1 a 1, qui ho preferito stare un po' più dalla parte del rendimento, perché in questo caso poi magari il DAX avrebbe spinto, magari avrebbe toccato e poi spinto al rialzo nuovamente, cosa che sta facendo, però sapete che è meglio insomma avere il target fissato e poi prenderlo, soprattutto se sono dei livelli chiave, soprattutto se si parla di DAX o comunque anche altri indici che sono molto molto tecnici. Voi sapete che il DAX anche su l'operatività sui livelli chiave
è veramente molto molto millimetrico, ecco perché anche è molto utilizzato. E quindi io cosa ho fatto? Ho visto il setup, ho venduto anche se ero long dall'altra parte, ma tanto ero break even, e poi nel giro di 2 minuti, perché in realtà poi ci ha pagato con questa candela, ci ha pagato subito, quindi dall'altra parte siamo andati da break even, siamo andati a profitto sul DAX. Quindi praticamente i 277,5 diviso i 25 euro appunto, sono, vedete, abbiamo preso 11,1 punti sull'indice DAX, che insomma per 2 minuti di segnale possono essere più che buoni e possiamo accontentarci. Ecco, questa è un po' l'idea dell'apertura, e che ogni volta, che ormai la sto facendo da qualche tempo e che mi scrivete email che piace molto, quindi ecco perché la cerco di riproporre. Dobbiamo anche avere dei target molto piccolini, fissi, insomma, che vanno sul DAX dai 5 fino ai 20 punti, solitamente non si va oltre, e invece sull'S&P 500 possono bastare quei 2, 3, massimo 4 punti, che è già tanto per l'apertura sull'S&P 500. Questi sono un po' i target, che poi sono anche poi un pochino gli stop massimi che si possono andare a prendere su questo tipo di operatività, e devono essere rispettati, perché ovviamente se noi vogliamo mediamente prendere, in questo caso abbiamo preso 11,1, quindi facciamo la media 10 punti, dobbiamo andare a ricercare di avere degli stop che non superino mai troppo questi 10 punti. Sì, ci sta lo stop di 20 punti per un'operazione che mediamente può pagare 20, ma o 15, ma non dobbiamo mai troppo diciamo avere delle operazioni che sono troppo scompensate, sbilanciate sul rischio rispetto al rendimento. Con questo, ripeto, non voglio dire che non si debbano fare operazioni dove magari si rende di più di quello che si era e si rende di meno di quello che si era rischiato. Lo avete visto anche sul DAX, qui il rischio era leggermente più alto dei miei 11 che sono andato a prendere, ma l'ho fatta lo stesso. Però mediamente, ecco, dobbiamo essere comunque, dobbiamo calcolare che statisticamente, se abbiamo comunque un rapporto di rischio rendimento che mediamente almeno è 1 a 1, se abbiamo un'attività di trading che performa il 50 più 1 delle volte, ecco, è già buono perché stiamo già a profitto. Ecco, questa è un po' l'idea. Se invece sono periodi negativi che possono capitare in tutte le equity, in cui abbiamo una modalità operativa che appunto non ci permette di fare profitto, ma abbiamo un rapporto di rischio rendimento che è leggermente a favore del rendimento rispetto al rischio, ovviamente in questo caso statisticamente, anche perdendo un pelino di più delle volte che guadagniamo, noi potremmo essere in guadagno. Quindi io ho delle mie tabelle in cui magari posso andare a prendere un po' di più, per esempio sul DAX, sui grafici per esempio a minuto, è sempre meglio cercare di guadagnare un pelino di più di quello che si rischia, ma questo sempre nella media. Questo perché ovviamente l'attività un po' più scalping, un po' più rapida, frenetica sui grafici a un minuto, si rischia, pagando anche tutto lo spread che si paga, di pagare più commissioni che poi avere rendimento. Quindi bisogna stare molto molto attenti e non farsi surclassare appunto da questa cosa. Quindi l'operatività in apertura è andata bene, questa volta come l'altra è andata bene, bene o male, anche l'altra volta avevamo preso forse 13 punti, questa volta 11,1, quindi siamo contenti. E passiamo un po' alle domande. Allora, andiamo a vedere che cosa c'è. Che cosa c'è qui? Poi noi come YourForex stiamo lavorando molto sul fare statistiche sempre più interessanti. Ci stiamo lavorando da un po'. È entrato a far parte da YourForex un ragazzo molto bravo che sta sistemando tutta, Gianmarco, che saluto, tutta questa parte, e quindi tutte le strategie che stiamo sfornando sono tutte con delle statistiche abbastanza interessanti, comprensive ovviamente di slippage, spread, commissioni, perché tante volte si vede in giro, no? Webinar o maestri che mostrano delle mega equity line dove non tengono conto di spread, di slippage, di commissioni varie, insomma sono molto molto importanti e bisogna tenerne conto, perché un'equity risulta positiva senza spread magari, ma anche spread di un punto come abbiamo sul DAX, e mettendo un punto di spread può risultare negativa, molto negativa. Quindi attenzione, perché bisogna capire come lo spread anche piccolo, come in questo caso abbiamo sul DAX, ma anche sull'S&P, sul DAX è veramente mini questo spread, però se non abbiamo un rapporto di rischio rendimento interessante nel lungo termine, con delle statistiche fatte come si deve, anche avendo un'attività abbastanza profittevole, rischiamo di essere in negativo.
Quindi a volte bisogna anche chiudere la giornata in perdita, ma affrontare il mercato in modo statistico è la cosa migliore. E quindi insomma da me riceverete sempre di più nozioni di questo tipo, con delle strategie anche di brevissimo termine, queste, come questa, un minuto, due minuti, cinque minuti, ne stiamo vedendo parecchie anche sul Forex, e tutte ovviamente basate un po' sui principi della FTV, cioè la mia strategia cardine, che però vengono strategizzate bene, bene, sto dicendo bene, quindi non facendo le solite equity che a volte si vedono e che mi viene molto da ridere quando le vedo, perché tutti bravi, poi però bisogna mettersi sul mercato, e con i costi che ha il mercato bisogna essere profittevoli anche con quelli. Beh, passata questa parentesi, che mi sembrava anche giusto chiarire, perché tanti magari, soprattutto alle prime armi, non sanno che, oppure non possono pensare che uno spread di un punto può inficiare un'operatività sul minuto, invece sì, e quindi bisogna essere comunque molto molto allerta su questa cosa. Siete sempre di più, siete quasi 100 anche quest'oggi, quindi mi fa molto piacere. Allora, vediamo. Giancamillo Punta mi dice: l'unica cosa che non vediamo sono i soldi. Beh, spero che li abbiate visti. Ci spieghi l'entrata e stop limite? Penso che l'abbia visto, signor Giancamillo. Silvano mi dice che l'altra volta avevi detto che se l'S&P 500 è più forte del DAX occorre entrare sul long DAX. No, se l'S&P è più forte del DAX, non so se ho sbagliato io a parlare, magari preso anche dall'operatività, nel momento in cui parlo devo anche tradare, e quindi può essere, però no, nel senso che noi entriamo, se l'indice è forte entriamo long, sull'indice debole entriamo short. Quindi se la correlazione DAX-S&P spinge per una forza S&P, come avete visto, cerco di comprare l'S&P. Se invece la correlazione S&P-DAX all'inizio di apertura mi spinge su negativo, cioè short su DAX, cercherò lo short sul DAX, cioè come ho fatto in questo momento, identico. Non vado long sul DAX, cioè al contrario, short sull'S&P, avrei preso magari lo stop, no? Anzi, molto probabilmente. Quindi è molto importante vedere questa cosa, ma avete visto che semplice che è, no? Cioè, l'abbiamo visto anche l'altra volta, è semplicissimo, ce lo dice il mercato, quindi quando noi ricerchiamo queste cose qua e non vogliamo troppo dal mercato, quindi togliendo l'avidità completamente da quella che è l'operatività di trading, è assolutamente interessante questa attività di trading il pomeriggio dalle 15:30 alle 15:45, che solitamente non deve sforare questo orario, solitamente sono proprio il primo quarto d'ora, deve uscire uno o due segnali al massimo, come avete visto, e via. E può risultare una perdita, e se risulta in una perdita, la cosa importante è non accanirsi anche qui, cioè dire va bene, ci sta, esco. Bene, allora Flavio dice: ciao Arduino, come mai l'S&P non te l'ha preso con lo spread? Non ho capito, Flavio, esattamente che cosa intendi, però alla fine avete visto che me l'ha preso e quindi abbiamo fatto tutto. Christian Diaz mi dice se opero con la TV, assolutamente sì. Ettore mi dice che tipi di media mobile usi e quanti periodi. Ma guarda, allora, solitamente, anzi sempre uso una media mobile esponenziale a 21 periodi, che è quella che vedi qui sul grafico del DAX, ma è anche sull'S&P 500. Ecco, vi potreste andare a inserire sicuramente un, che non trovo. Vediamo se la trovo, eccola qua. Vi potreste andare a inserire una media mobile anche a 200 giorni. Questo sui grafici a un minuto è molto buono, simple, semplice, magari la colorate di un altro colore. Sì, me l'ha inserita, perfetto. E quindi sul DAX la vedete proprio qui, eccola qua, quella linea rossa che vedete qui. Potrebbe essere interessante, è interessante perché noterete come sui grafici a un minuto, a 5 minuti, a 15 minuti, comunque sul DAX e sull'S&P, funge abbastanza da possibile supporto dinamico e resistenza dinamica. Questo non voglio dire che bisogna andare a comprare o vendere qui, perché ovviamente è una media, quindi non deve essere presa proprio come
cosa perfetta per cui qui si compra, lì si vende, no. Però è interessante vedere magari, per esempio in questo caso, adesso qui erano le 13.45, quindi non fa molto testo l'orario, ma come una volta che viene rotta, poi viene ripresa e poi riprende, e quindi è molto bello perché? Perché per esempio in questo caso, vedete, il mercato aveva fatto un massimo, dopo un minimo, ha fatto questa flag, poi ha rotto al rialzo sia la media 21 che la media a 200, qui per esempio fa una bella inside, candela che ho spiegato in webinar proprio con IG e non solo, insomma anche sul mio sito yearforex.com c'è parecchia roba, e quindi qua si poteva magari comprare al rialzo sopra il massimo dell'outside, un po' sotto il minimo qui, e cercare il rapporto di rischio rendimento in uno, queste cose le abbiamo già spiegate anche in altri webinar, però questa ecco, è anche un altro bel segnale, 7,73, 7,79, 7,80, ecco, cercare sempre magari 10 punti almeno, se avete 10 punti di stop, in questo caso anche meno, 7,67, 7,73, quindi avete 6 punti di stop, 6 punti, 8 al massimo di target, quindi un rapporto di rischio rendimento che va da 1 a 1 a 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 1 e 4 e via, no? Quindi questa potrebbe essere un'altra media mobile che potete usare. Christian mi chiede sul DAX, una trentina di candele prima, mi pare c'è un setup simile o sbaglio? Sì, però mi raccomando, perché questa operatività di correlazione la facciamo solamente dalle 3:30. Comunque, circa una trentina di candele prima, non lo so, ma secondo me non saprei. Forse qui, forse questo ci può stare, però insomma questa qui avviene proprio in un momento in cui, vedete, aveva fatto questo triplo massimo, qui l'ha sfalsato, mi ha confermato con la chiusura sotto il minimo e quindi mi ha confermato una certa debolezza che già mi aveva confermato prima rispetto all'S&P 500, e quindi è giusto aver rispettato anche la regola di correlazione che ci siamo imposti all'inizio in apertura del mercato per poi andare a operare in questo modo. Perfetto. Marti mi chiede, mi dice rischiosissimo un minuto. Beh, insomma, rischiosissimo dipende, insomma, bisogna avere degli stop in macchina e gli stop devono essere ben inseriti e soprattutto devono essere rispettati. Il minuto non è rischioso, nel senso che abbiamo degli stop che sono piccoli, vedete che io qui al massimo mi metto, ripeto, 20 punti di stop sul DAX e un massimo 4 insomma sull'S&P, quindi insomma si parla di, poi con i mini contratti, adesso io sono entrato qui sul DAX standard, ma potete entrare con un DAX mini, 11 punti di DAX mini sono 55 euro, sono 5 euro appunto, quindi insomma stiamo parlando veramente di cose piccole. Ovviamente può essere rischiosissimo per quanto riguarda la volatilità, dove se non si ha una strategia coerente e che viene rispettata può essere rischiosissimo, perché si rischia di essere mangiati emotivamente dal mercato, di entrare e uscire, insomma fare cose abbastanza poco disciplinate che possono così inficiare un risultato finale di giornata, di settimana, di mese e di anno. Io dal mio comunque ho sempre cercato di avere delle strategie abbastanza undiscretional, quindi non discrezionali, come l'FTV sull'intraday, cosa per cui faccio anche un corso ormai circa ogni paio di mesi che dura una settimana, alcuni di voi ho visto si sono anche connessi, e in questo corso appunto faccio una settimana di live trading ogni mattina, da circa le 8 e tre quarti fino alle 10, 10 e mezza della mattina, e faccio live trading appunto per far vedere che ogni giornata può avere un suo decorso, e lavoro proprio con delle regole ferme, ferre, ma lavoro sui grafici 1 minuto e 5 minuti, quindi l'importante è avere delle regole molto ferre da rispettare e che ovviamente devono essere profittevoli nel tempo, non nel periodo e basta, nel tempo, e noi ovviamente tutto questo l'abbiamo fatto. Perfetto, quindi Giancamillo mi dice che l'altra volta erano più correlati, no, alla fine sono sempre ben correlati, cioè scorrelati, poi alla fine è scorrelazione, cioè io cerco la scorrelazione, non la correlazione, io voglio la scorrelazione, se sono troppo correlati faccio fatica, però ce n'è sempre uno che è un po' più scorrelato, cioè ce n'è sempre uno che va fuori rispetto, cioè va fuori nel senso spinge di più,
va fuori quindi della correlazione dell'altro. L'altra volta siamo partiti che erano troppo correlati bene insieme e poi si sono scorrelati in modo da fare entrare, farmi entrare. Quindi ovviamente non è sempre semplice, insomma, riuscire a trovare l'opportunità, però insomma devo dire che tendenzialmente è un'operatività abbastanza semplice, classica, che ci dà delle buone strategie, delle buone, dei buoni segnali. Ecco, Alberto mi chiede, Ciorduino, nel tuo servizio di video sharing per operatività sul DAX, fai vedere solo il tuo schermo o commenti anche quello che fai? Allora, al momento facciamo solo un commento di fine settimana con una mail e faremo anche, entreremo anche in webinar, insomma, il venerdì per vedere com'è andata la settimana. Nel giro dei prossimi giorni avremo anche il suono negli ordini pendenti che entrano, stop loss e take profit connessi. Quindi vedi il mio schermo senza audio dove vengono inseriti gli ordini e quindi uno può copiare, non copiare, fare addirittura il contrario, visto che oggi è stata una brutta giornata, purtroppo abbiamo preso, il DAX se le ha date stamattina, però insomma fa parte del gioco, quindi diciamo che cerchiamo insomma di operare bene e di farvi vedere esattamente quello che si fa ogni giorno attraverso la trasparenza completa con un conto reale, con dei mini contratti, così voi tutti potete seguire anche senza vedendo insomma un'operatività che è adatta a tutti, e quindi insomma penso che meglio di così si muore. Com'è possibile seguire il corso del DAX? Beh, basta solo che vai sul sito di Airforex, quindi per esempio, aspettate un attimo, eccolo qua, sito di airforex.com, vai su segnali di trading, segnali operativi, e oltre ai segnali classici c'è c'è DAX Video Sharing, che scusate è lo sharing, cioè il mio trading sul sharing sul DAX, dove potete scaricare anche il track record con i risultati operativi del servizio, quindi assolutamente interessante. E inoltre invece, se volete partecipare al corso, basta che andiate ovviamente sul sito tradingfinanziarioprofessionale.com. E qui ovviamente corso di trading sul DAX e avete tutto quanto. Detto questo, quindi andiamo a vedere se ci sono altre domande, altrimenti io direi che l'apertura l'abbiamo fatta e quindi ci siamo. Giancamillo mi dice, per correlazione intendi quindi la volatilità? No, intendo proprio la correlazione, cioè quando vedi che un mercato, esempio, no? Ci prendiamo qua, eccolo qua, vedi come in questo momento noi abbiamo il DAX che tiene abbastanza la media mobile, quindi va giù, però sta cercando di tenere anche la media mobile, mentre qui vedi come l'S&P 500 ha subito una forte, è già due candele che è sotto, no? Quindi vedi come in questo momento adesso l'S&P 500 è più da vendere che da comprare, mentre il DAX sarebbe più da comprare, quindi se adesso l'S&P 500 dovesse rialzare, il DAX è molto facile che spinga molto forte, quindi se dovessi comprare andrei a comprare il DAX sicuramente, no? Anzi, vi dico la verità, questo potrebbe essere anche un mio segnale di trading, quindi se dovessi adesso in apertura, quindi se io fossi in apertura, quindi ecco, la volatilità c'è perché siamo più in apertura, io cosa faccio? Vado a comprare piuttosto qui, piuttosto che qui, perché mi sta dicendo che il DAX è più forte dell'S&P. Ecco, questo è quello che vado a fare. E è tutta una questione di secondi, minuti, cioè si tratta veramente di un'operatività eccezionalmente veloce, e che deve essere fatta in questo modo, io la faccio esclusivamente in apertura americana, proprio perché è lì dove quella volatilità mi permette di prendere il gain che io voglio prendere, perché altrimenti in altri momenti è più difficile riuscire a fare gain. Ecco, tutto qui. Bene, poi vediamo le ultime due domande. Lorenzo mi dice, quante giornate possono andare male consecutivamente con l'apertura del DAX alla mattina? Allora, dalle statistiche abbiamo sul minuto un massimo drawdown di
mi pare, se non sbaglio, di 5 giornate consecutive in perdita. Quindi questo è il massimo danno che abbia avuto la strategia, un minuto. Sul 5 minuti è simile. È anche vero che invece sul 5 minuti negli ultimi 3 mesi la strategia ha avuto un drawdown massimo di 3 giornate consecutive in perdita. Mentre nella sua storia, quindi negli ultimi 2 anni e 4 mesi, ha avuto fino a, mi pare, 5 o 6 giornate consecutive in perdita. Quindi questo è un po' quello che ci si può aspettare, almeno se lavoriamo sulla statistica, appunto sull'indice DAX in apertura. Bene, direi quindi che Stefano, ultima cosa, mi dice che sul DAX si sta formando una segnale long. Eh sì, assolutamente sì, tolgo un attimo la media mobile. Diciamo che il DAX in questo momento sta formando una FTU, tra l'altro long, e quindi ovviamente se dovesse chiudere in questo modo, domani si potrebbe andare a inserire un ordine pendente long su questo massimo, stop su questo minimo, o se siete un po' più rischiosi su questo minimo, e ricercare almeno il massimo precedente, se non addirittura l'indice 2, che potrebbe essere il target di lungo periodo su questo rialzo forte del DAX, che ha avuto il target di lungo periodo proprio perché se andiamo a vedere a livello tecnico, vedete come il mercato ha fatto questi massimi decrescenti e rompendo qui avrebbe come obiettivo successivo ovviamente il prossimo numero tondo, che non è tanto gli 11.100 ma diventa più gli 11.2, che già in passato aveva visto essere un'area chiave molto molto importante. Quindi questo potrebbe essere, però stiamo a vedere. Ovviamente deve chiudere in questo modo, ora di questa sera c'è tempo, e quindi può essere che invece non accada questo. Avete un bel po' di domande, quindi non uso altri indicatori, non uso indicatori, praticamente uso solo questa media mobile realmente, quindi io gli indicatori purtroppo non li amo e per me sono solo dei ritardatari del prezzo, altro che conferme, mi fanno abbastanza schifo, ve lo dico proprio anche un po' così, grezzamente. L'unico indicatore che ritengo interessante è la media mobile, proprio perché è forse l'indicatore più vicino al prezzo di tutti. Bene, direi quindi che per oggi è tutto. Vi auguro quindi una buona giornata. Anche quest'oggi abbiamo fatto gain in apertura di correlazione S&P 500 e DAX, quindi al momento non ne abbiamo sbagliata una e mi fa piacere. Vi auguro quindi un buon trading simple. Per qualsiasi cosa potete scrivere su info@hereforex.com, hereforex.com, dove Leonora vi risponderà per tutti i vostri quesiti. E invece con IG, il prossimo mese, con il solito webinar, speriamo sempre live, ma io credo di sì, faremo sempre live trading, che ho visto che vi piace parecchio. La registrazione la trovate, a proposito, scusate prima di salutarvi, sul sito di IG, quindi andiamo un attimo sul sito di IG, arrivo subito. Eccolo qua, allora, prendo il sito di IG, andate su didattica trading con Arduino schienato, e qui, dove c'ho ancora la mia faccia senza barbona, eccolo qua, vedete che oltre ad avere praticamente tutti questi mini webinar di 5-6 minuti dove faccio vedere un po' di operatività anche live, ci sono gli webinar on demand, voi fate guarda gli webinar on demand, e qui avete un bel mare di webinar, che ormai da un po' che li stiamo facendo. Eccolo qua, ne avete un bel po', devo dire, e sempre di più saranno. Vedete che abbiamo sempre fatto, ormai ultimamente, dopo aver un po' spiegato le prime teorie, ormai quasi tutti i vari webinar sono di live trading, perché giustamente forse è una delle cose che sono più vicine a imparare tradando, che insomma è un po' la mia filosofia. E quindi troverete nel prossimo futuro, ma proprio si parla veramente, adesso io metto già in editing, diciamo, il video, e lo passerò ad IG, e quindi poi IG nel giro dei prossimi giorni andrà a inserire ovviamente il video webinar in questa sezione. Bene, io spero che vi sia piaciuto tutto, vi auguro quindi una buona giornata, un buon trading. E ringrazio IG per l'opportunità appunto di fare questo ogni mese. Vi ringrazio e vi saluto.